Le 8 in punto, buongiorno, buona domenica mattina, benvenuti ad Omnibus. Questa mattina ci prendiamo un po' una pausa dalle polemiche politiche sulla giustizia, sul recovery, eccetera, eccetera, e parliamo di cose un po' più terra terra. Parliamo di soldi, di mutui, di prestiti, di città. Ovviamente il filo rosso che lega tutte le nostre considerazioni è il grande stravolgimento che ci sta coinvolgendo da un anno e mezzo, vale a dire il Covid. Comincio a presentarvi i nostri ospiti. Giampaolo Neto, direttore integrazione date dell'Istat, qua in studio con me, buongiorno. Buongiorno. Francesco Specchia, eccolo qua, non ti vedevo. Buongiorno Francesco, collega di Libero. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Lando Sileoni, segretario generale della FABI, spesso ospite da noi. Buongiorno Sileoni. Buongiorno, grazie. E poi abbiamo Andrea Polo di facile.it e io comincerei proprio da lei, Polo, perché ci ha portato alcuni dati interessanti. Voi vi siete divertiti, si fa per dire, a fare una ricerca, un sondaggio su come cambiava, su come lo smart working ha cambiato una categoria di italiani che prima o poi ci siamo passati quasi tutti, oserei dire, che sono i fuorisede, cioè coloro che lavorano fuori dalla loro città. Abbiamo il cartello 1. Il cartello 1, lo dico alla regia. Cosa succedeva prima dell'emergenza Covid, Polo? E poi che cosa è successo dopo? Sì, allora, è un'indagine che noi abbiamo chiesto di fare un istituto di ricerca che è Map Research insieme a Norstat perché avevamo già avuto delle avvisaglie. Ad esempio, avevamo visto che in alcune regioni stavano aumentando a dismisura la richiesta di nuove linee ADSL per le connessioni veloci e così via. Abbiamo chiesto di indagare un po' più a fondo e abbiamo voluto conoscere questo mondo dei lavoratori fuori sede. Più di uno su tre, come si vedeva dal cartello prima, lavorava in una città lontana da quella di provenienza, abitava in un immobile in affitto che lui stesso pagava. Con la pandemia, circa il 20% di questi lavoratori fuori sede, parliamo quindi di più o meno 400.000 persone, si è spostato. Uno su tre, ancora una volta, è tornato nella sua città di origine. La cosa curiosa è stato vedere che in realtà il 25% circa ha deciso sì di andare via dalla città in cui si trova l'azienda per la quale stava lavorando, ma non di fare il rientro nel proprio luogo di origine, bensì ha scelto un'altra città, un'altra località dove trasferirsi in pianta stabile durante la fase di lockdown. Questo chiaramente ha comportato una serie di cambiamenti anche nel dopo, ne cambierà anche probabilmente alcune caratteristiche, sia per quelle che sono le volontà di rientro, sia anche per quelle che sono le volontà di non rientro. Allora, lei ci ha portato anche una cartina dell'Italia dove si fa vedere, dove si vede il saldo tra entrate e uscite. È più o meno va a confermare quello che noi avevamo già visto da quegli indicatori. Ad esempio, in Sardegna c'è un saldo fra La uscite sua Sardegna, e Polo. rientri. Nella mia Sardegna c'è un saldo di più 40%. In effetti, proprio la Sardegna era anche la regione in cui abbiamo registrato il maggiore incremento proprio delle richieste di nuove linee ADSL, si è arrivata quasi al 19%. La Sicilia ugualmente molto, molto alta. Altre regioni che invece sono caratterizzate da quelle che sono le città che attraggono il maggior numero di lavoratori fuori sede, chiaramente hanno un saldo opposto, quindi Lazio meno 20, meno 2 la Lombardia, meno 10 il Piemonte e via dicendo. Allora, questa è una ricerca, ricordiamo, voi avete fatto incrociato dei dati che utilizzate voi, avete fatto un sondaggio. Adesso passiamo invece all'Istat, alla Bibbia dei dati italiani. Allora, la Bibbia dei dati italiani, che guardo ovviamente nel lungo periodo, che cosa ci dice? Che da quando è iniziato il Covid ci sono stati dei flussi tra le regioni oppure no? Allora, noi abbiamo cominciato a vedere alcune di queste cose, naturalmente dal nostro punto di vista ci vuole un po' più di tempo a tracciare questi flussi, anche perché naturalmente alcune delle cose che adesso abbiamo visto
sono movimenti che non sappiamo quanto siano temporanei. Adesso reagendo così a caldo, naturalmente la richiesta di ADSL può essere una cosa più o meno temporanea. È un segnale poi da verificare. Un segnale debole, come li chiamate voi? Sì, è un segnale debole, è uno dei tanti segnali che possono servire. Noi i movimenti della popolazione li tracciamo prima di tutto con i cambiamenti anagrafici, perché naturalmente le persone che si spostano anche per motivazioni, diciamo, secondo la logica su cui stavamo ragionando, poi tenderanno a cambiare la loro collocazione anagrafica, si cancelleranno da un'anagrafe e si iscriveranno a un altro. Noi sul 2020, sull'insieme dell'anno 2020, abbiamo fatto delle analisi che sono presenti nel nostro rapporto annuale. Una cosa che vediamo è che effettivamente in generale c'è stato un calo della mobilità dappertutto, perché naturalmente comunque dal punto di vista delle cancellazioni e dei movimenti anagrafici sono diminuiti, perché le persone fra l'altro insomma hanno avuto degli ostacoli anche semplicemente a muoversi, a fare pratiche. Probabilmente c'è stata una fase di attesa che tuttora diciamo man mano si va risolvendo. Però per esempio al nord è interessante vedere che gli unici flussi che sono aumentati sono di passaggi anagrafici, sono quelli dalle città alle zone rurali, e in generale anche al centro e al meridione sono diminuite meno i passaggi verso le zone rurali di qualsiasi altro, e in generale invece si vede che c'è stata una forte tendenza all'uscita dalle città. Quindi questo è un tipo di effetto che assolutamente si è già visto nei movimenti anagrafici del 2020. Appunto, i movimenti anagrafici cominciano ad essere invece un segnale forte, perché se una persona si cancella e cambia, naturalmente sta esprimendo una preferenza forte. Quindi movimenti di questo genere si sono effettivamente visti. Vi ricordo che se volete lasciare delle osservazioni o fare delle domande ai nostri ospiti, potete farlo sull'hashtag di Twitter OmnibusLa7. Allora, adesso passiamo allo smart working, sempre con lei Polo, però prego Sileoni e Specchia di stare pronti, perché so che sono degli argomenti che vi stanno a cuore. Tutto questo movimento è dovuto sia alla pandemia, ma soprattutto alla rivoluzione tecnologica di poter lavorare in remoto da casa. Ma perché le persone si allontanano dalla città, rientrano al borgo, rientrano in Sardegna oppure in Sicilia? Quali sono le motivazioni, Polo, cartello 4 e 5? Fondamentalmente, in base a quelle che sono le dichiarazioni che hanno fatto, sono prevalentemente la volontà di trovare un ritmo di vita più a misura d'uomo, così è stata definita, ma non trascurabile secondo me soprattutto la seconda, cioè che comunque sia, se io lavoro in smart working dalla Sardegna ma sono dipendente di un'azienda di Milano, ho lo stipendio di Milano, vivendo però in Sardegna. Questo di fatto permette di potersi permettere delle cose che prima non erano possibili, mantenendo lo stesso identico stipendio. In base a quelle che sono le risposte arrivate tramite l'indagine, mediamente parliamo di stipendi che sono di circa 1.840 euro, ma uno su tre ha stipendi che sono anche inferiori ai 1.500 euro. Un conto è avere chiaramente 1.500 euro a disposizione e doverci pagare l'affitto, banalmente, oppure avere la stessa cifra ma non dover pagare il canone d'affitto. Queste sono state le principali ragioni, poi ovviamente anche la possibilità, la necessità, la volontà di riunirsi agli affetti familiari è stata un'altra spinta molto importante. Grazie. Allora, Sileoni e Specchia, il tema dello smart working ha investito tutto, ha investito soprattutto le banche. Chi di noi non è andato in filiale e si è sentito rispondere che l'interlocutore con il quale eravamo abituati ad interagire era in smart working e quindi dovevamo fare via telefono oppure nelle migliori delle ipotesi anche con delle videochiamate. Questo quanto ha impattato sul business e sul rapporto tra clienti e banche, soprattutto anche a livello contrattuale? Ci sono stati degli esempi di dipendenti che magari lavoravano a Milano e che, come dice Polo, a un certo punto sono tornati
nella loro Sicilia, nella loro Sardegna, e evidentemente si sono visti aumentato un potere d'acquisto. Allora, guardi, io vorrei in maniera molto sintetica, ma anche politica, raccontare la nostra esperienza durante le due fasi del Covid. Noi abbiamo sottoscritto con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e con le singole banche più accordi, anche in deroga al contratto nazionale, per gestire l'emergenza Covid. Questi accordi termineranno quando terminerà l'emergenza Covid. Quindi l'emergenza finirà a fine anno, a quanto pare, perlomeno lo speriamo Stato. A fine anno, quindi, quindi questa ampia possibilità utilizzo da parte delle banche verso i lavoratori dello smart working è soltanto per gestire l'emergenza. Il contratto nazionale regolamenta lo smart working in tutt'altro modo. Quindi, perché lo abbiamo fatto? Per proteggere le lavoratrici, i lavoratori bancari, ma anche la stessa clientela. Voglio raccontare che nel settore bancario i dipendenti possono, noi vorremmo, finita la pandemia, che i dipendenti possano scegliere in libertà e autonomia se rimanere in smart working o se rientrare in ufficio. Quindi non accetteremo nessun obbligo, anzi qualsiasi tipo di impostazione che prevede l'obbligo contrasteremo. Qual è la novità? Che all'interno delle banche, ma credo che valga anche per le altre aziende, lo smart working, questo è un aspetto molto interessante, ha creato due o tre gruppi contrapposti di dirigenti di primo livello. E mi spiego, il primo gruppo è rappresentato soprattutto da quei dirigenti che vorrebbero un ampissimo utilizzo del digitale, qui rientriamo a quello che lei ha accennato in apertura, e in questo caso anche un ampio utilizzo dello smart working. Quindi per questa prima corrente filosofica che investe una parte del gruppo dirigente delle banche, digitale e smart working per secondo loro dovranno camminare insieme. Il secondo gruppo, che come nelle migliori tifoserie contrappone curva sud e curva nord, invece è rappresentato da quei dirigenti che hanno come unico obiettivo quello di vendere prodotti finanziari, servizi, cioè quelli che amano, che prediligono che il lavoratore bancario abbia un contatto fisico con il cliente, perché il contatto fisico chiaramente è estremamente utile per raggiungere gli obiettivi commerciali. Il ruolo del sindacato: se il sindacato non sarà attento e soprattutto reattivo, lo smart working secondo noi potrà diventare uno strumento per ridurre i diritti dei lavoratori, per tentare di marginarli dalla vita aziendale e soprattutto credo per ottenere da parte dell'azienda risparmi di costi e tagli di ogni genere, anche tagli e risparmi di costi indiscriminati. Quindi saranno quindi i vertici dell'azienda a decidere chiaramente, ma il sindacato dovrà svolgere un ruolo di tutela e di garanzia e non quello di semplice spettatore. Insomma, lo smart working è un argomento che va gestito, va condiviso con le aziende nell'esclusivo interesse dei lavoratori, ma anche per dare un migliore servizio, come lei accennava all'inizio, alla stessa clientela. Io vorrei aggiungere poi, per concludere, che i cambiamenti organizzativi nel nostro settore, ma credo in tutti i settori, saranno profondi sia per l'introduzione importante del digitale. Le banche stanno sfruttando il periodo Covid per fare investimenti economici importanti, soprattutto sul tema del digitale. Per noi il fattore umano chiaramente resterà fondamentale. Qual è il rischio concreto? Il rischio concreto è rappresentato da un abuso dello smart working solo per ridurre i costi e soprattutto per poi creare le condizioni per ridurre posti di lavoro e taglio, come dicevo prima, dei costi. Insomma, c'è anche un altro rischio che lo vedo abbastanza concreto, cioè quello di creare una sorta di cuscinetto fra chi lavora in ufficio e per chi sta invece a casa che fa lo smart working, è questa sorta di cuscinetto che potrebbe in qualche modo poi creare le condizioni per esternalizzazione selvagge di lavorazioni e anche di lavoratori. Ecco, questo è il nostro punto di vista, quindi libertà assoluta, ma vorremmo gestire il cambiamento che sarà introdotto nelle banche attraverso lo smart working
quando sarà terminata la pandemia, ma vorremmo essere estremamente chiari che non accetteremo strumentalizzazioni di nessun genere. Grazie mille Stelone. Allora, Francesco Specchia, io vado un attimo oltre a quello che ha detto velatamente Sileoni, vale a dire, molte aziende con la scusa dello smart working ci hanno marciato per risparmiare sui costi, risparmiare sulle trasferte, sui buoni pasto, chiudere alcune sedi. Tu sei a Milano e c'è una fortissima preoccupazione dell'attuale sindaco Sala sul fatto che questo fenomeno sta di fatto impoverendo la città e impoverendo il tessuto sociale ed anche economico. C'è questo rischio? Ma sì, Milano nell'ultimo, tieni conto che a Milano la smart working era comunque una cosa abbastanza comune rispetto al resto d'Italia, c'era il 73-74% delle persone ancora prima del lockdown che lavorava già in smart working, ma era una dinamica di lavoro che si stavano sviluppando direttamente venute dall'America, avevano ottenuto anche buoni risultati in quanto a produttività. Poi c'è stata questa esplosione dello smart working, ci sono stati in tutta Italia 400.000 fruitori e a Milano si è desertificata, e quindi il sindaco Sala giustamente, che tiene anche alla parte commerciale, industriale, al fatto di dover riattivare una filiera, ovviamente è estremamente preoccupato di questo. Devo dirti che gli uffici si stanno cominciando a riempire anche a Milano, e però sta entrando anche l'abitudine per molte aziende, come dici tu, di creare delle situazioni diverse, quindi un'azienda su quattro, non dico che obbliga, ma consiglia caldamente i propri dipendenti a rimanere a casa. Ci sono delle ristrutturazioni logistiche, perché è ovvio che non servono più, l'abbiamo provato durante il lockdown, i grandi centri, i grandi uffici, basta un ufficio di rappresentanza in centro e poi dislochi tutto nelle case, soprattutto per i lavori di concerto. Quindi ci sono dei cambiamenti anche sociali che si stanno verificando. A mio parere, è vero, si diceva prima, lo smart work, l'86% delle persone intervistate che hanno fatto lo smart working sicuramente ne hanno avuto beneficio, l'ho avuto anch'io onestamente, per il discorso anche del riavvicinarsi anche da un punto di vista empatico alla famiglia, il discorso dei soldi, si hanno più soldi a disposizione, c'è una qualità della vita diversa, soprattutto per chi abita fuori città, c'è una gentrificazione al contrario dei grandi borghi, quindi il turismo che ritorna in periferia, nelle province, tutto quello che volete. Però è anche vero, come si diceva prima, che ci sono dei contro. I contro sono quindi la situazione della creazione di questa sorta di cuscinetto non normato dal punto di vista del laboristico, che può preoccupare soprattutto i lavoratori che hanno dei contratti molto fragili. C'è un problema psicologico, perché da uno studio del consulente del lavoro, dallo studio del Politecnico di Milano che si occupa specificatamente di smart working, il 47% delle persone, ed è una percentuale altissima, amplificatore dei pregi e dei difetti di tutto quello che riguarda il mondo del lavoro. E poi, non ultimo, direi che c'è il discorso dei rapporti diretti, dell'empatia, per cui molti lavoratori, che come noi, anche noi giornalisti, noi lavoriamo molto a contatto col pubblico, io faccio l'inviato, parlo con le persone, guardo l'inarcamento delle sopracciglia, le espressioni, entro in prossemica con gli altri, ecco, tutto questo viene bloccato. E viene bloccato anche da un punto di vista medico, e qua finisco, perché per esempio studi medici stabiliscono, e questo lo si fotografa anche con la DAD, laddove i nostri figli sono diventati tante piccole capre, per esempio non c'è lo sviluppo dei neuroni specchio, quindi non entri in empatia, non si attivano determinate dinamiche di livello neurologico, e quindi c'hai delle prestazioni inferiori a lungo andare. E qui chiudo e ti dico che nel lavorare allo smart working si è anche dimostrato, è proprio un criterio di geografia del lavoro, che tutte le ultime operazioni, anche finanziarie, commerciali, di comunicazione compiute
in un certo ambito a livello di in lockdown, in realtà sono iniziate a livello di progettazione in presenza. Quindi vuol dire che è necessario anche sempre comunque la presenza, soprattutto in certi ambiti, dei lavoratori in ufficio e soprattutto l'interazione tra i lavoratori stessi. Grazie mille, ci vediamo subito dopo la pubblicità per parlare di mutui, perché ci sono delle novità nel decreto Sostegni Bis che ci racconteranno i nostri ospiti. Vedremo se gli italiani hanno ancora voglia di comprare casa, come lo fanno e come risparmiano. Ci vediamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, prima di parlare dei mutui, vorrei che Andrea Polo ci parlasse di un altro fenomeno che è riuscito a monitorare tramite i suoi canali, tramite le sue ricerche, che è quello degli affitti non pagati, Polo, perché questo è accaduto, ahimè, durante la pandemia. C'è chi non ha potuto pagare l'affitto e c'è chi non ha ricevuto da locatario quanto pattuito. Che cos'è successo durante la pandemia, Polo? È successo che, come anticipavi correttamente, quella che è stata un'altra delle purtroppo degli effetti collaterali della pandemia derivanti dalle difficoltà economiche è stata la incapacità di molti a non pagare gli affitti. Si tratta di circa 2 milioni di famiglie che si sono trovate in difficoltà e di contro, però, se c'è qualcuno che non paga, c'è anche qualcuno che non riscuote, quindi più di un locatore su tre, circa 2 milioni, 1,7 milioni di proprietari, nei 12 mesi ha comunque dovuto fare i conti con un inquilino moroso. Questo è tra l'altro un dato che in determinate zone, prevalentemente nel sud Italia, arriva a livelli notevolmente più alti, quindi raccontano una doppia difficoltà, perché ricordiamo che ci sono anche persone che vivono con gli affitti che incassano, quindi un problema da un lato e dall'altro. C'è chi ha saltato magari una rata, quindi ha saltato due, mediamente sono circa 5 le rate che sono state pagate, insomma parliamo di 1,3 miliardi di euro di canoni non riscossi. Perfetto, cioè perfetto, no? Perfetto, quasi. Diciamo così, perfetto per la sua esposizione, ma sicuramente sono notizie triste. Però ci sono anche le cause degli inquilini per i mancati pagamenti, il cartello numero 7. Che non sono meno tristi, perché in realtà il 35% non ha pagato per un problema di lavoro, il 19% errotti era in cassa integrazione, il 16% aveva addirittura perso il lavoro, e quindi sono ancora una volta prevalentemente delle motivazioni di tipo economico. Ci sono poi, questo invece è un dato che in qualche maniera cominciamo a vedere, delle modalità in cui i proprietari hanno incominciato a tutelarsi con strumenti di garanzia, da quelli più noti e in uso da tempo come il deposito cauzionale, ma ci sono anche tanti che hanno incominciato a richiedere delle fideiussioni bancarie o stipulare delle polizze assicurative contro la morosità degli inquilini. Quindi insomma un problema che in qualche maniera era stato forse previsto anche dai proprietari di casa o quantomeno da una parte di essi. Allora ritorniamo a Sileoni. Mi fa aggiungere una considerazione molto, credo che sia molto utile rispetto all'ottima analisi che ha fatto il dottor Polo. Allora, quando il dottor Polo parla attraverso i numeri, chiaramente, di affitti non pagati al sud, noi dall'interno del settore bancario possiamo tranquillamente denunciare che c'è purtroppo un rischio usura per quei clienti che poi non pagano gli affitti, perché se non pagano gli affitti che non hanno soldi, diventa un problema ricevere soldi anche dalle banche. Qui li scatta il rischio usura. Quindi, come d'altronde i proprietari giustamente si garantiscono attraverso la fideiussione bancaria, molto, come dire, molto accettata e molto utilizzata da anni al nord e pochissimo al sud, quindi comunque c'è una garanzia e una tutela giustamente per i proprietari delle case, ecco, non c'è nessuna tutela per quelle persone che non pagano gli affitti, che vanno in banca e che non ottengono prestiti perché magari non hanno i requisiti, e a quel punto vanno a mano
agli usurai. Questo è un problema che la politica dovrebbe in qualche modo risolvere. Grazie, Silvia. Tra l'altro mi permetto di mettere l'accento anche su un'altra cosa. Questo problema probabilmente aumenterà ancora di più quando non ci sarà più il blocco degli sfratti, perché c'è anche questo elemento da considerare. Torniamo alla Bibbia dei numeri, come la chiamo io, l'Istat. Voi avete monitorato le difficoltà degli italiani durante la pandemia? Sì, naturalmente l'Istat ha vari strumenti, cerca di monitorare le difficoltà, l'andamento del reddito, della povertà, molti aspetti di questo genere. Sulla questione specifica di cui si sta parlando adesso, noi abbiamo raccolto delle informazioni fra dicembre e gennaio di quest'anno con un'indagine proprio ad hoc sulle reazioni, sulle opinioni delle famiglie nel corso della pandemia. E uno dei risultati che abbiamo avuto è che effettivamente abbiamo visto che c'era una quota del 6,3% di famiglie di intervistati che dichiaravano di non riuscire a pagare le rate di un mutuo o di un prestito, e del 6,7% di persone che dicevano di non riuscire a pagare l'affitto, con una forte differenziazione territoriale. Confermo questo tipo di evidenza, in particolare riguardo all'affitto si andava dal 10% nel mezzogiorno al 4,2% di segnalazioni nel centro, che in questa situazione tende a essere l'area un po' più protetta, per ragioni anche di composizione naturalmente del lavoro, sia perché la pandemia ha colpito più alcune regioni del nord, sia perché al centro c'è una presenza più forte della pubblica amministrazione e meccanismi di questo genere. In generale abbiamo visto che ci sono anche altre forme di difficoltà, tipo non riuscire a pagare le bollette, rimandare il pagamento delle bollette. Insomma, c'è una questo quota... Questo è il cartello, lo dico per l'energia, il cartello Istat 2... E le situazioni di difficoltà da parte del... Sì, è stato anche graficato in questa maniera. Questo tra l'altro è un grafico appunto tratto dal nostro rapporto annuale che abbiamo presentato all'inizio di luglio. Quindi ci sono questi fenomeni. Dall'altra parte abbiamo recentemente fornito i dati relativi all'andamento dei redditi e dei consumi degli italiani, e anche con dati di distribuzione del reddito, e si è visto questo fenomeno assolutamente inusuale, che non ha comparazione nel passato, con una caduta dei consumi fortissimi, molto maggiore della caduta del reddito. Il reddito tutto sommato, il reddito delle famiglie è diminuito, ma è diminuito in maniera molto contenuta rispetto alla caduta dell'attività. Perché, lo sappiamo, perché ci sono stati trasferimenti pubblici enormi che hanno molto tenuto su il reddito. I consumi invece risultano del tutto, i consumi del 2020 sono del tutto diversi, stravolti anche nella loro composizione rispetto a quelli degli anni precedenti. Infatti si come è risparmiato di più, ci sono alcune componenti della spesa che sono crollate, altre, e in particolare quelle relative alla casa, siano esse affitto piuttosto che bollette, che hanno invece aumentata la quota di queste spese, perché quelle sono spese tipicamente incomprimibili. E in tutto ciò una quota maggiore di italiani sono andati sotto alla soglia di povertà assoluta, che è una soglia naturalmente di assoluto allarme, perché per povertà assoluta si intende non far fronte a spese improvvise, sì, non curarsi. Ma in particolare chi proprio non riesce a mantenere un paniere di spesa minima che viene considerato assolutamente essenziale. La quota di persone che sono finite sotto la soglia di povertà assoluta è aumentata di un punto percentuale, che è un aumento assolutamente rilevante. Francesco Specchi, allora Andrea Polo parlava del blocco degli sfratti. Noi ci siamo concentrati negli ultimi mesi sul blocco dei licenziamenti, che è stato parzialmente superato, però c'è anche questa bomba sociale. Secondo te il governo ne ha contezza di questa bomba sociale che potrebbe esplodere? Secondo me non troppo, perché
proprio dagli studi che citavo prima, pare che ci saranno con lo sblocco degli tratti circa 450.000 persone destinate a dover lasciare la propria abitazione, quindi a trovarsi su una strada. Quindi noi abbiamo fatto fuoco e fiamme per lo sblocco dei licenziamenti, contribuendo anche in maniera molto corposa alla salvaguardia dei cittadini italiani. Lo Stato è intervenuto con le 13 settimane di cassa integrazione straordinaria, quindi si è creato una sorta di cuscinetto tra la situazione fattuale e quella delle aziende. Invece in questo caso no. Aumentano in maniera spropositata i casi di persone che non riescono a pagare l'affitto, l'abbiamo visto prima, e i proprietari reagiscono anche in modo diverso stavolta, cioè molti di questi, uno su quattro pare, medita anche di vendere la casa a questo punto, perché le reazioni sono quelle: o lasci stare la situazione così com'è perché aspetti tempi migliori ed eviti di entrare in contrasto con l'inquilino che potrebbe sfasciarti la casa, questo fondamentalmente. La seconda reazione è quella di mettersi d'accordo, di rinegoziare, venendo incontro alle esigenze dell'inquilino che si trova in una situazione economica abbastanza difficoltosa. La terza è quella di andare a testa bassa, caricare, fare causa e eventualmente vendere casa. Quindi si corre il rischio, mi sono segnato, anche di circa un 520.000 immobili che possono essere liberi sul mercato in una situazione in cui il mercato immobiliare traballa. Quindi certo, cioè la situazione è una bomba orologeria che rischia di esplodere. A questo aggiungici anche il fatto che è aumentato anche il numero degli abusivi, degli affittuari abusivi, dovreste sentire spazzare i testi su questo, cioè l'associazione dei proprietari di case, e quindi il quadro in questo senso è quello di un settore che non è tenuto assolutamente d'occhio dal governo e dalla situazione contingente. Grazie, andiamo ai mutui. Andrea Polo, dal vostro osservatorio, gli italiani, di solito acquistare casa è anche sinonimo di fiducia nel futuro, il governo ci sta puntando molto anche su questo, anche se c'è chi dice che in realtà l'acquisto della casa limita la mobilità delle persone, quindi è un po' un ostacolo alla ricerca del lavoro, però questo è un altro discorso, ci abbiamo fatto anche una puntata in passata. Come stanno andando i mutui in questo periodo di bassi tassi, Polo? Ci sono due elementi che sono da mettere in evidenza. Uno è quello che ha anticipato prima il dottor Neto, c'è uno spostamento verso le periferie, o quantomeno diciamo i centri più piccoli, e questo, in base all'indagine che abbiamo fatto questa volta sul nostro osservatorio, è cresciuta circa del 7% la richiesta, o meglio il peso delle richieste fuori dai grandi centri urbani è aumentato del 7%. Un altro elemento veramente invece importante è quello che si vedono gli effetti anche dei provvedimenti del governo, e quindi molti più giovani oggi si confrontano con la richiesta del mutuo, senza dubbio perché ci sono delle politiche a vantaggio di chi è un under 36, perché i tassi sono ugualmente bassi, ma anche perché ci sono degli istituti bancari che oggi stanno cominciando ad offrire dei prodotti impensabili fino a poco tempo fa. Parliamo di mutui al 100% per gli under 36, senza tutta la grande quantità di paletti che c'erano prima, e con dei tassi di interesse che sono fondamentalmente simili a quelli di un mutuo normale. Quindi oggettivamente molto bassi, si parla di TAEG che più o meno fra fisso e variabile sono intorno all'1%, questo chiaramente facilita l'accesso al finanziamento e di conseguenza all'acquisto della casa. Sileoni, Polo parlava appunto di questa novità che è contenuta nel decreto Sostegni Bis, che deve ancora entrare in vigore tra poco, è già stato convertito in legge, se non ricordo male, ma insomma dovrà essere pubblicato, però alcune banche, non diciamo quali, ma stanno già scaldando i motori. Qual è la vera novità di questo tipo di mutui? Allora, rispetto a quella
a quelle che sono le vere novità, glielo dico subito. Mi lasci soltanto proprio brevemente rispondere, penso che sia molto utile per chi ci ascolta, ad un'osservazione che ha fatto il dottor Polo. Allora, è vero che c'è un accesso ai mutui, come dire, a condizioni più vantaggiose che probabilmente non c'è mai stato nella nostra recente storia, no? Però quando il dottor Polo parla di assenza di paletti, io invito le persone, le clienti a, dato che siamo in un clima, in un sistema dove la competizione è molto forte fra banche, ma anche la propaganda molto forte, di verificare, perché non sempre all'assenza di paletti e di condizioni, quindi ad una semplificazione per poter accedere al mutuo, non sempre corrisponde alla realtà. E questo è il primo aspetto. Per la domanda che lei giustamente mi ha fatto, allora, per quanto riguarda i mutui, la novità sostanziale è che il governo ha ampliato la garanzia dello Stato per i giovani under 36. La norma, come sappiamo, è contenuta nel decreto sostegni bis, che è stato approvato definitivamente dal Senato giovedì. Quindi lei diceva che quasi tutte le banche hanno già aderito, noi speriamo che aderiscono tutte le altre, perché anche se non dovessero aderire una piccola o più piccole banche locali, ci sarebbe un danno importante rispetto all'importanza di questa nuova legge. È un bel segnale sicuramente verso le nuove generazioni. Le novità sinteticamente: il fondo statale per l'acquisto dell'abitazione, che fino ad oggi garantiva il 50% del prestito, è stato portato all'80%, l'importo massimo del mutuo può essere di 250.000 euro, quindi se lo ricordino bene i giovani che sono in ascolto, e poi ci sono due aiuti di tipo fiscale. Il primo, sono state cancellate le imposte di registro ipotecario e catastale; il secondo, è stato cancellato anche il prelievo fiscale sul mutuo erogato. Quindi il giudizio politico: bene ha fatto il governo Draghi a inserire questo nuovo provvedimento, proprio per riportare una visione positiva per il futuro verso tanti giovani. Questa misura consente anche alle banche di aggirare in qualche modo tutti quei vincoli normativi che negli ultimi anni hanno frenato i nuovi prestiti. Più volte ne abbiamo parlato anche con lei qui in trasmissione, con determinate scelte, decisioni scellerate dell'EFA. E per i giovani, dal punto di vista sociale, c'è la possibilità, in un momento di tassi di interessi bassissimi, come ricordava prima il dottor Polo, di acquistare la prima casa a condizioni molto favorevoli, con la sicurezza, altro passaggio fondamentale, che lo Stato potrà intervenire se i giovani non dovessero riuscire a rimborsare la rata del mutuo. Quindi lo ripeto, lo Stato potrà intervenire se i giovani non riusciranno a rimborsare la rata del mutuo. Per ultimo, c'è un vantaggio anche per le banche, perché uno, riducono i loro rischi e si mettono in regola rispetto alle richieste della Banca Centrale Europea. Insomma, ci guadagnano un po' tutti, e questo provvedimento va quindi adeguatamente pubblicizzato e soprattutto favorito. Francesco Specchia, collega di Libero. Io volevo aggiungere una postilla, cioè si è fatta l'analisi finora della situazione dal punto di vista degli individui e delle famiglie, che è giustissima, però c'è anche un altro aspetto della faccenda, cioè il quadro macroeconomico che è cambiato, che si è modificato in meglio ovviamente dopo il lockdown, ha registrato sicuramente un dato interessante che poi potremmo anche interpretare, che è quello del fatto che le aziende richiedono meno prestiti e meno mutui, cioè c'è un calo del 62% dei mutui e del calo nella richiesta di prestiti del 31%, quindi mi segnalo proprio, sono tutti dati che mi hanno anche un po' stupito. Paradossalmente, non è neanche paradossalmente, c'è anche contemporaneamente un aumento del credito al consumo del 54%, questo vuol dire che i soldi non servono per gli investimenti, ma servono per le famiglie, per la spesa corrente. Quindi in effetti a questo mettici anche il fatto che c'è un maggiore risparmio da parte delle famiglie. Il periodo di lockdown ha aumentato, no? la mole anche dei depositi bancari, credo che siamo sul 1.100-1.200 miliardi, l'anno scorso erano 1.000, l'anno prima erano 917, quindi che può sembrare una cosa estremamente positiva dal punto di vista della
della frugalità delle famiglie, della capacità di sostegno delle singole famiglie, ma che però poi va a incidere notevolmente sulla bilancia commerciale per i consumi, perché tu se ti tieni i risparmi ovviamente poi non accendi più la macchina del consumo. Quindi questo è secondo me il quadro anche dal punto di vista delle aziende. E poi si registra un'altra cosa, che nonostante ci sia questo calo di richiesta di mutui e di prestiti, quindi di finanziamenti, quando si fanno i finanziamenti alle aziende, quel tipo di finanziamento aumenta dell'80-90%, quindi si parla di finanziamenti che si aggirano sui 94-95 mila euro medi addirittura. Quindi vuol dire che le aziende, quando chiedono, non chiedono meno, ma quando chiedono, chiedono più soldi. Giampaolo Netto, allora si parlava di capacità di spesa. Voi all'Istat periodicamente scomponete quelle che sono le spese degli italiani. Cos'è successo nell'ultimo anno? Allora, naturalmente scomponiamo, come dire... È il cartello 1, lo dico per la regia. Scomponiamo ogni genere di spesa, sia dal lato delle famiglie, ma cerchiamo anche di, come dire, di dare un quadro appunto del comportamento delle imprese, perché in tutto ciò naturalmente il quadro del comportamento delle imprese diciamo nella crisi e nel post crisi è molto rilevante. I consumi, come dicevo prima, hanno subito proprio delle ricomposizioni interne, sono diminuiti molto i consumi, quasi del 10%. Comunque, vediamo dalla torre che la casa La casa, naturalmente, abitazione e combustibile, è aumentata addirittura di 3,5 punti percentuali il peso, e un aumento di questo genere del peso è assolutamente molto rilevante. L'altra componente che è aumentata è quella degli alimentari, mentre sono caduti i trasporti, naturalmente la ricreazione e naturalmente servizi ricettivi e ristorazione. Tutto ciò però è il 2020. Da questo punto di vista noi dobbiamo capire che è una situazione che evolve con grandissima rapidità, quindi stanno sicuramente evolvendo i consumi, e dall'altra parte stanno molto evolvendo l'andamento dell'attività economica dal lato delle imprese. Tutti i nostri indicatori degli ultimi mesi danno segnali di ripresa veramente molto molto forti. Come ha detto il ministro Franco, del resto. Immagino di sì, ma noi guardiamo i nostri dati, i vostri dati che gli date, e anche il ministro Franco che lui guarda i vostri, penso che senza dubbio guarderà i nostri dati. E nell'industria, il settore delle costruzioni forse se ne parla un po' poco, ma sta avendo una fortissima ripresa. Naturalmente invece la ripresa è più a macchia di leopardo, diciamo, nei servizi, perché insomma naturalmente le cose hanno proceduto molto insieme all'emergenza sanitaria, e quindi adesso stanno ancora cambiando, come sicuramente quindi stanno cambiando i consumi. Francesco Specchia, la cosa che volevo chiederti prima del tuo intervento, un telespettatore, un lettore dei giornali dice: ok, adesso si possono prendere mutui con meno paletti, con più facilità. Ma non è che poi ritorniamo alla famosa crisi dei subprime, cioè delle banche che danno i mutui a chi poi non li può restituire? Abbiamo delle... sì, c'è stato un grande film, The Big Short, che parlava proprio di questo, del grande problema dei mutui. Ma io credo che noi abbiamo un sistema bancario abbastanza forte, cioè abbiamo degli anticorpi che ci possono consentire di evitare le speculazioni. Non ho riscontri, di teorità non mi sono occupato mai del tema specificatamente, però non ho da amici che se ne occupano dei riscontri di preoccupazione in questo senso. Cioè non c'è, abbiamo sempre una legislazione che ci tutela, e una normativa che è proprio quella del ma anche banalmente lo statuto del consumatore, che è una legge di per sé che evita i tracolli che possono avvenire in America. Questo d'altra parte non è mai successo da noi una cosa di questo genere. L'apocalisse americana è estremamente lontana. Speriamo. Allora, ci vediamo tra pochissimo. Io saluto Andrea Polo di Facile.it, che ci ha portato queste sue ricerche. Grazie Polo per essere stato con noi questa mattina. Grazie. Ci vediamo subito dopo la pubblicità. Continueremo a parlare di economia,
consumeristica per noi consumatori. Parleremo del super bonus del 110%, molti di noi si ritrovano nelle lettere degli amministratori di condominio che chiedono soldi appunto per questo provvedimento. Cercheremo di capire in maniera molto semplice che cos'è, se conviene, poi ci allargheremo anche le tematiche del Covid e delle città. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta per parlare appunto del tema delle costruzioni, del super bonus, in attesa che siano pronti i nostri collegamenti. Volevo però chiedere a Lando Sileoni, il segretario generale della FABI. Abbiamo letto sui quotidiani che la BCE nei giorni scorsi ha dato il via libera alle banche per poter distribuire i dividendi agli azionisti. Ricordiamo, era un provvedimento che la Banca Centrale aveva fatto a marzo dello scorso anno per irrobustire i bilanci. Allora, ci spiega Sileoni che cosa significa la distribuzione dei dividendi? Significa che per i consumatori, per i correntisti ci saranno magari meno spese? Sì. No, qui vorrei, senza fare nome, non arriveranno querele. Allora, intanto le banche potranno pagare i dividendi agli azionisti, lo ricordo a chi ci ascolta, per circa 20 miliardi di euro. Quindi sarà l'occasione per consolidare il potere di molti amministratori delegati che ricoprono ruoli importanti e che sono strettamente vincolati da questa situazione. Quale? Più alto è il dividendo che distribuiscono agli azionisti, più tempo rimangono a guidare l'azienda con ingaggi importanti. Parliamo di milioni di euro. Tutto il resto, quello che leggiamo, compresa questa smania di apparire come i guardiani del tempio dell'economia e, se me lo permette, anche della politica, insomma, dire che si intrecciano spesso situazioni personali, ambizioni, ipocrisie, e tutto poi si riconduce ad arricchire principalmente quei fondi che sono i proprietari delle grandi banche, in questo caso, che permettono conseguentemente agli alti dividendi che ricevono ad alcuni amministratori di delegare di fare il bello e il cattivo tempo nella gestione della banca. Insomma, quello che conta è la distribuzione di dividendi alti in cambio di una gestione. Che in alcuni casi si licenza o si riduce il personale soltanto perché più distruggi i posti di lavoro, più raggiungi gli obiettivi del piano industriale. Ha ragione. Quindi maggiori guadagni personali. Guardi che questo concetto molto spesso è contrattualmente previsto nei contratti che regolano il rapporto fra il vertice di una banca e la stessa banca. Francesco. No, assolutamente ragione. Cioè, allora, gli accantonamenti, quindi da un punto di vista teorico le banche hanno più liquidità a disposizione, possono provvedere alle erogazioni di finanziamenti. Però Sileone ha ragione, perché poi alla fine vanno tutti questa massa di denaro, 20 miliardi in prospettiva per il 2022, si parla di 60 miliardi di euro, vanno poi a finire tendenzialmente nelle tasche degli amministratori delegati. E io ricordo, perché io sono un olivettiano della prima ora, che Olivetti diceva sempre ai tempi che un amministratore delegato non dovrebbe
della nuova disciplina del, del meccanismo di svalutazione di calendario, quindi cioè dei, del fatto che basterà, anzi già basta, diciamo, è già entrata in vigore di fatto, manca qualche decreto attuativo, cioè basterà che il singolo o l'azienda non paghi una rata del proprio debito che possa finire direttamente nella centrale rischi, quindi va a finire nella blacklist degli inadempienti con un blocco della capacità di credito, quindi c'è una retrazione del credito, le banche non danno più soldi e quindi molto spesso i piccoli imprenditori che in questo momento si stanno rivendo, si stanno appena risollevando da una situazione che è stata durissima finora, possono correre il rischio di licenziamenti. Ti faccio l'esempio pratico, se tu hai fatto un mutuo, anzi un prestito, hai chiesto un prestito alla banca per acquisire un'automobile del valore di 30.000 euro e eviti di pagare una rata di 150 euro, tu con quella rata corri il rischio, col mancato pagamento della rata corri il rischio di entrare direttamente in centrale rischi. E la stessa cosa vale per le aziende, se ci sono delle aziende che hanno chiesto dei prestiti per 500.000 euro e hanno magari uno scoperto di 200.000 euro e non riescono per determinati motivi, magari cause indipendenti dalla loro volontà, ad ottemperare alla richiesta degli 8.000 euro previsti di rata, quegli 8.000 euro che non arrivano verranno a determinare una situazione pericolosissima per il futuro della banca, per il futuro dell'azienda che si vedrà bloccata nel credito. Allora io dico... questa è la situazione secondo me forse peggiore in questo momento che nessuna forza politica sta valutando a livello di banche. Poi che le banche facciano il loro comodo con i dividendi, sai, ci va benissimo se poi si riflette positivamente questa cosa sul consumatore. Se va a riflettersi solo sulle tasche degli amministratori delegati, sono meno d'accordo. Di questo ne parliamo con... Allora, innanzitutto vi introduco i nostri nuovi ospiti, che sono Elena Granata, urbanista del Politecnico di Milano, e Gabriele Buia, presidente dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. E Buia, so che questo tema di cui ha parlato Specchia è un tema che sta molto, molto a cuore a voi costruttori. Sì, moltissimo. Vuol dire rischiare tantissimo. Tenga presente che con la recente pandemia ci sono a rischio, secondo i dati statistici, quasi 80 miliardi di crediti, possibili crediti deteriorati. Sono una cifra altissima che le banche non possono sostenere. Pertanto dobbiamo pensare a misure per rilanciare la possibilità e dare la possibilità alle imprese e famiglie anche di poter diluire i crediti, i mutui, per poter non ricadere. Cioè, non per spezzare una lancia nei confronti dell'Europa, ma cioè, si sa con largo anticipo che queste cose devono avvenire. Poi la responsabilità, non so, che è dei bancari, se Leone, ce lo dica lei, della politica. No, il problema, guardi, la responsabilità è tutta politica, perché quando l'EBA scelleratamente ha preso una decisione del genere, intanto non c'è stata una comunicazione immediata, seria nei confronti, diciamo così, del sistema economico. La BCE
ma comunque è un'autorità garante di alcune situazioni all'interno del sistema bancario in Europa. Quando ha preso quella decisione 4 anni e mezzo fa, nel silenzio avrebbero dovuto reagire, non hanno reagito, le associazioni di categoria avrebbero dovuto reagire. Non basta mandare una circolare magari spiegando bene che a distanza di 2, 3, 4 anni poi il provvedimento andrà in vigore. Rispetto alla questione dei conti in rosso è stata la Meloni che ha preso una posizione concreta. Quindi l'invito qual è? Che tutti i partiti e tutte le associazioni di categoria si facciano carico di questa situazione, perché le banche la vogliono cambiare, quindi è arrivato il momento di poter agire con fermezza per tentare di cambiare una decisione che, ripeto, è stata presa oltre 4 anni fa. Elena Granata. Una nuova geografia dell'abitare, oppure sono soltanto dei movimenti, diciamo, inerziali legati alla contingenza, ma che poi saranno destinati a tornare indietro. Allora, la cosa che possiamo osservare è che non tutti i territori sono uguali, non tutti i borghi sono uguali, e dobbiamo abbandonare un po' di sentimentalismo che ha connotato anche la narrazione di molti architetti durante quest'anno. L'idea che possiamo tornare a vivere nella natura in maniera spensierata, magari anche facendo del bene ai borghi. Ecco, questa narrativa mi sembra che debba essere leggermente raddrizzata. Ci sono dei borghi spesso prossimi alle grandi città, alcuni territori di prossimità coi centri urbani o molto ben serviti, che ancorché in stato di abbandono hanno conosciuto un certo risveglio. E qui capiamo che le ragioni sono fondamentalmente di accessibilità e di prossimità. E quindi non tutti i borghi conosceranno questo risveglio. Alcune province oggi stanno conoscendo attenzione dalle nuove famiglie, proprio perché ci si sposta, si cercano condizioni di abitare più economiche. Quello che abbiamo davanti è un grande punto di domanda: quanto saranno solidi questi movimenti? Quello che non vedo
è la comprensione, la consapevolezza da parte dei piccoli comuni, da parte degli amministratori dei borghi, che questa è un'occasione fondamentale da non sprecare. Questo arrivo di nuove famiglie, la possibilità di lavorare non soltanto in città ma anche lontani dalle grandi città, dovrebbe suscitare una grande mobilitazione nelle amministrazioni. Finalizzata a cosa? Finalizzata a creare condizioni di abitare e condizioni di vita più metropolitane, vorrei dire. È un paradosso, però il cittadino che si trasferisce in provincia o che si trasferisce nel borgo porta con sé un abitare metropolitano, cioè ha bisogno di servizi, ha bisogno della connessione internet che funziona, non è disponibile a cambiare vita radicalmente, quindi a tornare a un modo di abitare bucolico. E l'altro punto è: ci saranno in questi contesti periferici, laterali, condizioni anche per fare impresa, per ricominciare storie importanti di vita? Allora, in alcuni territori italiani questo sta accadendo. Un caso che abbiamo studiato in questi mesi è il caso del Biellese. Il Biellese è uno dei territori più poveri e più depressi rispetto agli ultimi anni, con un mercato immobiliare sostanzialmente bloccato perché ha i valori mobiliari secondi solo a Reggio Calabria. Questo che era un minus, che era un limite del Biellese, in particolare dei suoi borghi, oggi potrebbe diventare una condizione di opportunità per le famiglie. Per chi? Per famiglie che vengono dal torinese, famiglie che vengono dal milanese, che non necessariamente decidono di andare a vivere nel Biellese, non è questa necessariamente la scelta, ma che possono fare scelte di biresidenzialità, cioè decidere di stare una parte della settimana nel Biellese e spendere alcune ore in attività lavorative in città. Qual è il distinguo di questo caso, anche promosso dalla Fondazione Biellezza, che ha attivato una serie di meccanismi? È che non si è partiti solo dal materiale urbano, non si è partiti soltanto dalla disponibilità di case, di appartamenti, di imprese, di fabbriche, ma si è partiti dalla costruzione di servizi. Il mondo cooperativo si è attivato per dare una risposta potenziale alle domande dei nuovi cittadini. C'è bisogno di infermieri, c'è bisogno della spesa a casa, c'è bisogno di reti di relazioni, anche di reti amicali, c'è bisogno di possibilità di fare volontariato. Ecco, il terzo settore si è attivato per creare delle precondizioni per l'arrivo di nuovi abitanti. Allora, Gabriele Buia, sul Sole 24 Ore di oggi, la prima pagina, modulo unico per il super bonus. Noi non siamo il Sole 24 Ore, non andiamo così in profondità. Però sappiamo, come dicevo prima della pausa pubblicitaria, chi vive in un condominio sta ricevendo le lettere degli amministratori che dicono: vogliamo fare il super bonus, rifare la facciata, il tetto, il cappotto, gli infissi, eccetera, eccetera. Senza andare troppo nel tecnico, che cos'è in 30 secondi il super bonus e sta funzionando veramente? Il superbonus ritengo sia una grande misura di sviluppo economico, ma non solo di sviluppo economico, ma anche di efficientamento del grande patrimonio immobiliare che dove i cittadini, gli italiani, sono per l'80% proprietari. Per cui sicuramente una valorizzazione superiore nell'ottica di quella sfida sulla sostenibilità che ci siamo prefissati, perché ricordo a tutti che l'Italia si è impegnata entro il 2030 ad abbattere le emissioni in atmosfera per il 55%, che è sicuramente un obiettivo lungimirante, difficile da realizzare ma importante. Oggi, praticamente a luglio di quest'anno, è un anno che questo provvedimento è stato approvato e praticamente per un anno le imprese e i condomini per lo più non hanno potuto realizzare il loro sogno, quello di efficientare il proprio patrimonio. Perché è stato un calvario praticamente, un rally, adempimenti, circolari delle agenzie delle entrate, chiarimenti continui. Siamo adesso però oggi, c'è una novità con oggi. Un decreto semplificazione che ci ha aiutato veramente a semplificare, a togliere quei lacci e lacciuoli che impedivano veramente concretamente l'utilizzo di questo provvedimento. Qual è la novità di oggi di cui riportano i giornali? Ma grande novità è che si utilizza tutta la CIL, la comunicazione di inizio attività. Praticamente è una semplice comunicazione che dove non occorre più chiaramente il fatto della verifica urbanistica sia a livello condominiale che interna, perché era nata una
dei dubbi enormi sul fatto se gli elementi trainati, cioè le finestre e altri cerramenti, venivano o scadevano, venivano compresi, non compresi, ci voleva la qui andiamo sul Sole 24 Ore. Era un grandissimo problema. Adesso con questa CILA, la CILA è prevista anche una CILA invariante alla fine delle opere, pertanto non c'è più il rischio di decadenza del beneficio. È un documento molto semplice, con un testo, con un, praticamente un facsimile che sarà definito, spero, in settimana, per cui sarà tutto semplificato, le pratiche amministrative saranno tutte semplificate. E questo è un grande ritorno, perché effettivamente avevamo necessità di trovare queste indicazioni. Poi c'erano tanti altri passaggi che praticamente richiamano tutti, diventa tutto manutenzione straordinaria. Allora, e come Buia, tale si applica con questo... con questa CILA, che la devo interrompere. È un qualcosa di snellimento importante oggi, che noi avevamo chiesto da tempo, ma che non era mai arrivata a definizione. Questa ci voleva pertanto questa la forza. La devo interrompere Parlamento. Perché dobbiamo andare in pubblicità, Buia. Ci ritorneremo subito dopo la pubblicità, però prima vorrei ringraziare Lando Sileoni, segretario generale della FABI, che è stato con noi in questi primi tre blocchi. Grazie Sileoni. Ci vediamo subito dopo la pubblicità e la professoressa Granata ci spiegherà se conviene o no comprare le case ad un euro nei borghi. Vi mostreremo dopo la pubblicità un servizio che vi fa vedere come si fa, ma è effettivamente conveniente. Lo scopriremo tra poco. L'idea, nata per combattere lo spopolamento e l'abbandono dei piccoli borghi, ha subito avuto successo. Diventare proprietari di una nuova casa a costo zero ha infatti affascinato molti. Ma attenzione, ci sono delle regole da... Da nord a sud sono circa una ventina i piccoli e piccolissimi comuni, quasi sempre montani o a vocazione agricola, che hanno scelto questa strada per dare una seconda vita ai propri centri storici. Uno dei più famosi è il borgo siciliano di Sambuca, il cui caso ha fatto il giro del mondo grazie a un reportage della CNN. L'emittente televisiva statunitense ha dedicato un servizio anche a Bivona, piccolo borgo montano in provincia di Agrigento, che ha puntato sulle case a un euro per evitare di trasformarsi in un paese fantasma. Qui, come altrove, investendo nel restauro dell'immobile, i nuovi proprietari saranno poi liberi di utilizzarlo come preferiscono, trasformandolo in una casa, in un hotel, in un ristorante o in un negozio. E per incentivarli ancora di più, viene loro offerta una degustazione delle specialità enogastronomiche locali. E se in vari borghi come quello piemontese di Borgo Mezzavalle o quello sardo di Ollollai, in provincia di Nuoro, l'iniziativa ha avuto successo, non è andata così per tutti i comuni che hanno scelto questa strada. Come a Patrica, nel Lazio, dove sul sito del comune languono da mesi gli annunci di due edifici in vendita. Quando va bene ad acquistare gli immobili, sono spesso persone straniere che puntano a una casa per le vacanze. Stranieri che sembrano aver capito ben prima di noi il valore del nostro paese, soprattutto nella sua dimensione più piccola e locale. È il caso della Toscana, che domina le classifiche delle regioni più richieste per la seconda casa da parte dei compratori esteri. E se non sempre è facile vedere il valore di quello che si ha sotto gli occhi tutti i giorni, sembra proprio il caso di dire, come recita un vecchio detto, nessuno è profeta in patria. Elena Granata, urbanista, alle mie spalle c'è una delle tante cartine che si trovano su internet per far vedere dove ci sono i comuni che vendono le case a un euro. Sinteticamente, in un minuto, ma comprare una casa a un euro in un borgo, secondo lei ha senso? È un buon affare? Ma che fascino che hanno queste
case a un euro in posti magari isolatissimi e abbandonati, ma il problema è che le città e i borghi non sono dei supermercati e quindi non vale il paghi due prendi tre, non vale tutta un euro, perché la domanda sincera è: il patrimonio è meraviglioso, è sterminato, abbiamo dei borghi incantevoli e non è che non li vediamo, non li riconosciamo, ma che cosa compro con un euro? Compro ovviamente la possibilità di fare altri debiti, di spendere molto per rimetterlo a posto, ma non compro relazioni, non compro socialità, non compro la possibilità di avere il bar sotto casa che alla mattina mi fa fare la colazione, non compro la connessione internet. Allora, il ragionamento deve partire dal contesto. Che cosa trovo intorno alle case a un euro? Allora, le situazioni in cui un'amministrazione o una comunità che in qualche modo è sopravvissuta ha tenuto in piedi un minimo di vitalità, l'operazione ha senso, ma in una situazione troppo depressa e troppo disagiata la casa non è assolutamente vantaggiosa. Ho comprato un immobile, sì, mi sono coperto di debiti, ma che cosa sto comprando? Allora dobbiamo uscire dall'idea che siano importanti le cose e capire che sono importanti le relazioni, la vita delle persone, la possibilità di fare impresa, l'accessibilità e le reti. Chiarissima. Ma è un problema culturale, è un problema di cambio di scala di ragionamento. Chiarissima, grazie mille. Francesco, tu la compreresti una casa a un euro in un borgo? Ma dipende, la professoressa Granata ha tirato fuori un argomento che tra l'altro abbiamo discusso con lei in questo festival che si chiama Statistical dell'Istat a Treviso. Si parlava proprio di dati di iperconnessioni e di dove vanno le città, una sorta di disamina che ricordo che fece una produzione molto attenta e molto seguita. Io devo dire che tu dici la compreresti la casa, dipende, la professoressa ha ragione, cioè dipende dal contesto. Se c'è la possibilità di far rinascere un paese perché c'è ancora un tessuto connettivo in grado di essere rivitalizzato, ben venga, cioè è un'operazione straordinaria. Se invece il paese è morto, bisogna fargli solo il funerale, perché tu vai a spendere dei soldi inutilmente quando quei soldi potresti invece farli fruttare in altro modo, investendo anche da un punto di vista sull'acquisto di zone da sfruttare meglio dal punto di vista ecologico. Poi ci sono un sacco adesso con il recovery fund, ci sono un sacco di agevolazioni, quindi anche in particolari zone tieni conto che per esempio a Sassari c'è una cosa particolare. Sassari è una città, quindi non ha alcun tipo di bisogno di essere valorizzata, salvo in alcune zone, alcuni quartieri. E in alcuni quartieri di Sassari la casa a un euro sta spopolando. E lì è stata una buona idea da parte dell'organizzazione, dell'amministrazione comunale, perché con un euro tu addirittura regali interi palazzi con l'obbligo di ristrutturarli. E quindi fai parte, tu stesso diventi parte del tessuto connettivo di quel municipio. Chiarissimo. Quindi, questo dipende molto appunto dai singoli e dall'amministrazione di territorio. Gabriele Buia, sinteticamente, è vero o no che le materie prime stanno diventando molto più care, per cui i preventivi del 110% sono destinati a salire? È verissimo. Purtroppo la tensione sulla materia prima e anche la carenza di materia prima ormai sta praticamente facendo venire meno quello che sono i riferimenti dei listini ufficiali che erano previsti per il sismabono, ma non solo per il sismabono, per tutto il mondo delle costruzioni in generale, che è la grande parte industriale pulsante dell'utilizzo dei soldi del recovery plan. Pertanto una grandissima preoccupazione che spero che il governo, insieme a altri governi, ove possibile, possano intervenire e calmierare un po' questa deriva all'aumento, perché renderebbe, praticamente penalizzerebbe tutto il sistema nostro italiano, che è veramente più debole di altri sistemi, ma impedirebbe di centrare l'obiettivo dell'efficientamento energetico, dello sviluppo, dell'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa. Sono tutte situazioni che stanno preoccupando moltissimo la mia categoria, ma non solo, dovrebbe preoccupare tutto il Paese, perché la carenza di materia prima impoverisce anche l'industria, perché stiamo già assistendo a casi di cassa integrazione di industriali che, venendo meno la materia prima, non devono riescono fermare a realizzare i loro prodotti. Grazie Gabriele Buia per essere stato con noi, grazie a Francesco Specchia di Libero, grazie a Giampaolo Neto, direttore integrazione dati dell'Istat, e grazie anche alla professoressa Elena Granata. Vedo collegato con noi Emanuele Caroppo.
Direttore scientifico Buongiorno. SOS Villaggi Bambini, abbiamo il cartello di questa iniziativa benefica. Professor Caroppo, donando a questo numero che vediamo in sovraimpressione, che cosa, a cosa possiamo contribuire? Al numero 45590? Beh, sicuramente ad aiutare. Facciamo in modo appunto che nessuno resti indietro, perché come sappiamo la povertà educativa condiziona la vita di questi bambini e di questi ragazzi e li priva di opportunità preziose, e quindi combattere la povertà educativa, che si traduce inevitabilmente anche in uno svantaggio di salute, come la stessa Organizzazione Mondiale di Sanità ci ricorda, è una battaglia di civiltà, ma soprattutto è una battaglia di visione per un futuro migliore e da mettere in comune e donare con il cuore. Allora, grazie mille. Ricordo, dal 25 luglio all'8 agosto vedrete la campagna passare anche sulla nostra rete attraverso il numero 45590. Si potrà donare la cifra di 2 euro con SMS oppure di 5 o 10 euro chiamando a telefono fisso. Grazie a tutti voi che questa mattina ci avete seguito. Ricordo la programmazione della 7 continua, c'è il TG delle 13.30, il TG delle 20 lungo tutto l'arco della giornata. Potete trovare le notizie sul nostro sito internet www.tg.la7.it e Omnibus continua domattina puntuale alle 8. A tutti voi una buona domenica.